We'll introduce Giovanni Battista Gallus, who is a lawyer and an expert on ICT law, corporate law, and drone law. Today he will speak about smart drones for smart cities, giving us an overlook on the challenges and opportunities and risks on the use of drones within a city. And we are here for 1 hour or 1 hour of lesson and a time for a discussion. I think the lesson will be in English, but if all the people are Italian, we can switch to can shift to Italian. And please. Thank you. Thank you. Thank you for the presentation. And thank you for inviting me here. First question, building on what it is just said, are we all Italians or is anyone who's not Italian speaking? We're all Italian. So I leave up to you the choice to keep on listening to me in English with my funky Sardinian accent or in Italian. It's up to you. I have the Sardinian accent also when I speak in Italian. So it's just up to you. So your choice, Italiano or English? Bene in Italiano, no, se, per me è lo stesso. ok. Bene, buongiorno. Io mi sto occupando da un po' di tempo di droni perché, e con questo apro una parentesi personale e la chiudo subito, ho una formazione un po' particolare, nel senso che in università mi sono occupato all'inizio di diritto della navigazione, anche aerea, per svariati anni, però la mia passione per l'informatica e l'ICT ha prevalso e professionalmente negli ultimi 20 anni mi sono occupato di ICT, privacy e diritto d'autore. Poi sono arrivati i droni e allora ho rispolverato le mie nozioni di diritto della navigazione per occuparmi di questa interessantissima nuova tecnologia, diciamo, quasi nuova, poi andremo a vedere. Di cosa parleremo? Farò una carrellata di possibili usi dei droni, però ci concentreremo in particolare sul rapporto tra droni e sorveglianza. Per parlare di droni e sorveglianza dovrò necessariamente fare anche un cenno sulla disciplina della navigazione, sia la disciplina attualmente esistente in Italia, sia in particolare la disciplina del regolamento europeo che è in corso di, diciamo, per ora è stata pubblicata la seconda draft e probabilmente verrà approvata nel 2018 per entrare in vigore nel 2020, e vi anticipo fin d'ora la differenza fondamentale rispetto ad adesso è che ci sarà una disciplina unitaria comune per tutta l'Unione Europea in tema di droni, di tutti i droni, perché per ora l'EASA, l'ente europeo sulla sicurezza aerea, è competente solo fino ai solo sopra i 250 kg. Verrà modificato il regolamento e sarà competente anche per tutti i droni che attualmente invece hanno una regolamentazione nazionale un po' a macchia di leopardo. Come appunto potete sospettare, parleremo di droni per la prossima ora e mezzo. Perché parlare di droni? Beh, i droni non sono una trovata recentissima. Già tra la prima e la seconda guerra mondiale si usavano bersagli aerei radiocomandati per far addestrare soprattutto i mitraglieri e i cannonieri antiaerei. Cosa cambia? Cambia che i droni vengono utilizzati in ambito militare, e io non parlerò dei droni militari,
E dal 2010 in poi però questi utilizzi passano al civile, quindi ha un utilizzo molto più ampio rispetto a prima, sino alle trovate più o meno pubblicitarie, quale il drone portapizza della Domino's Pizza di qualche anno fa. Quindi una storia abbastanza lunga, ma certamente è cambiata soprattutto nell'ultimo periodo. Quando parliamo di droni, noi abbiamo sempre presente il classico quadricottero e esacottero, quindi dei sistemi ad ala rotante. In realtà droni sono anche quelli ad ala fissa, quindi non dobbiamo pensare che si tratti solo dei quadricotteri, esacotteri, ottocotteri e così via, che sono diciamo i più frequenti. Comunque rientrano in questa disciplina anche tutti quelli che sono ad ala fissa. Ci sono tutta una serie di acronimi, LPA, SAPR, che è sistema aeromobile a pilotaggio remoto, che è quello utilizzato al nostro regolamento, UAV, in generale comunque parleremo di droni. Perché parlarne? Bisogna parlarne anche perché dal punto di vista economico, secondo la Commissione Europea, un documento di qualche tempo fa, i droni nei prossimi 10 anni, quindi entro il 2024, dovrebbero avere una quota di mercato del 10% del mercato aeronautico globale dell'Unione Europea, e quindi non è poco, anche a livello economico è particolarmente interessante. Però quello di cui... Scusate che mi tolgo la giacca, se non vi dispiace. Divento meno avvocato. Quello di cui in realtà si sente parlare quando parliamo di droni è quello che capita quando qualcosa va storto, e quindi primo uso che è saltato fuori, naturalmente il drone utilizzato per invadere la sfera privata altrui. Questo è successo in Svizzera l'anno scorso. Nel 2013 il mio collega di studio coniava il termine guardrone per individuare i droni utilizzati a tal fine, e questo è uno dei primi utilizzi documentati, e poi gli incidenti. C'è una vasta gamma di incidenti a mezzo drone, alcuni anche piuttosto seri. Le rischi di incidenti e di collisioni con gli aeromobili, ricordiamo che uno dei problemi principali dell'uso dei droni è il fatto che rischiano di condividere lo stesso spazio aereo degli aeromobili normali, con rischi di collisione. Ce n'è stato anche uno lo scorso anno qui a Caselle. Quindi non è ancora dimostrato che ci siano effettivamente rischi seri, ma certamente è un problema che va affrontato. Addirittura lo scorso anno è stato chiuso l'aeroporto di Dubai perché c'era un drone che girellava, quindi chiudere uno degli aeroporti che hanno maggior traffico al mondo, immaginate che danni può provocare. E poi ormai non c'è vacanza senza il drone. Ho fatto solo una selezione degli articoli, e soprattutto in Italia, Piazza San Marco, il Colosseo, Milano, la Madonnina, ormai far schiantare un drone è uno dei momenti topici della vacanza. Venezia, poi qui un turista americano ha fatto di meglio, ha fatto schiantare un drone sul campanile di San Marco, era nell'isola di fronte, siccome voleva averlo indietro è andato a dire era il mio, rendetemelo, quindi insomma si è autodenunciato. E poi c'è un video che non abbiamo l'audio, ma non c'è bisogno. Ormai anche i matrimoni senza drone non valgono niente.
Questo video riscuote sempre notevole successo e lo uso soprattutto quando parlo di droni in sicurezza, ma a parte abbattere lo sposo, tanto questo è girato in Italia, lo trovate ovviamente su YouTube. Torniamo seri e parliamo degli usi legali prima di affrontare il problema più importante, quello della sorveglianza. Senza andare ad Amazon, Poste Svizzere stanno da tempo sperimentando la consegna di posta e pacchi a mezzo drone. Il regolamento ENAC già adesso prevede la possibilità di trasporto di merci senza autorizzazione da parte dell'ENAC. L'autorizzazione ci vuole solo se trasporto merci pericolose. Sempre rimanendo in Svizzera, ci sono delle varie sperimentazioni di utilizzo di droni autonomi per le ricerche di persone e poi il drone journalism. Se volete documentarvi sul drone journalism, tra l'altro ho avuto il piacere di tenere una lezione sul drone journalism sempre qui a Torino per il Master di giornalismo, ovviamente utilizzare i droni per fini giornalistici aiuta, dà una nuova prospettiva, quindi è davvero interessante. Vi consiglio di andare a vedere molta documentazione sul Drone Journalist Lab di Matt Waite dell'Università del Nebraska. E anche negli Stati Uniti queste possibilità sono aperte l'anno scorso con il regolamento delle FAA, della Federal Aviation Authority. Poi altri usi, monitoraggio ambientale, non mi soffermo su questi aspetti, però tanto per farvi un altro esempio, ci possono essere anche spettacoli a mezzo drone. Una cosa che non avrei mai pensato di fare è mandare un video di Lady Gaga in una delle mie presentazioni, e invece lo faccio, anche se non c'è l'audio. Spero che il video dalla vostra posizione si veda bene. Questo è Super Bowl dell'anno scorso, non so se qualcuno di voi l'ha visto. La Intel ha organizzato una coreografia di droni che adesso lo vedrete, compone dietro Lady Gaga la bandiera americana. Droni, uno sciame di droni collegati tra loro, che appunto era troppo semplice usare il laser, quindi meglio usare i droni per appunto far apparire dietro Lady Gaga la bandiera americana. Ecco, sta apparendo, ma potete tranquillamente vedervi il video. Ecco, anzi, la lasciamo apparire per rispetto alla bandiera americana. Eccola qui. Tra l'altro, per completare il quadro, ci sono film girati interamente sul drone. Cioè, nel 2016 è stato il primo premio a film girati integralmente con un drone, quindi senza telecamere ma con un drone, e anche la prima pellicola erotica con droni, quindi abbiamo ogni genere di film girato con i droni. Molto utili anche in ambito di agricoltura, sono usati spessissimo e molto utilizzati per le operazioni cosiddette 3D, Dirty, Dull and Dangerous, operazioni che possono essere pericolose o noiose o anche esporre rischi l'utente. Per esempio trovate molti video girati a Chernobyl con i droni, quindi in una situazione certamente pericolosa per gli individui. E poi ci sono gli sviluppi più interessanti. Io mi chiedo, questo può essere considerato un drone? Il mese scorso Elias, questo braccio robotico interfacciato con il sistema avionico di un aereo, ha fatto atterrare un 737, ovviamente col simulatore, non l'hanno fatto sul serio, e questo sistema impara anche altri aerei, quindi segue il pilota, dopodiché impara altri aerei.
a questo punto può anche sostituire il pilota e far rientrare qualunque aereo nella definizione di drone, perché sarebbe un aereo che non ha un pilota. Il problema è che non ha neanche il controllo remoto, è totalmente autonomo. Sul simulatore è riuscito a far atterrare un 737, quindi una prospettiva tra l'altro abbastanza interessante. E quindi dobbiamo parlare di droni e siamo qui per questo. Ma c'è un problema, è un problema decisamente rilevante. Siamo partiti dai guardroni, ma non è solo la questione quasi folcloristica dell'invasione della privacy per spiare le persone, per carità, è un problema serio, ma l'intrusione di questi sistemi nella vita quotidiana, nella vita di relazione e nell'ambito pubblico va tenuta presente. E tra l'altro, tornando indietro, vi ho fatto l'esempio della Swiss Post. In una presentazione commerciale della Swiss Post c'è scritto, dello scorso anno, c'è scritto: stiamo valutando alcuni modelli di business. E la Swiss Post, tra i modelli di business, parla di sorveglianza. Quindi l'idea che le poste usino i droni per consegnare i pacchi e contemporaneamente, già che ci sono, fare sorveglianza, e inizia a farci realizzare quali possono essere i possibili problemi, perché i droni comunque sono equipaggiati, possono essere equipaggiati da video, da altri sensori e così via, e quindi raccogliere dati personali. Ci sono già da qualche tempo, sia nel MIT Technology Review, giornali generalisti hanno sottolineato il problema di cui parleremo e di cui parleremo diffusamente questa mattina, della sorveglianza a mezzo droni. E forse questo problema però è rimasto un po' sullo sfondo, diciamo che hanno prevalso da un lato gli incidenti e dall'altro gli usi effettivamente positivi. Non si è ancora affrontata una riflessione approfondita sui problemi legati alla sorveglianza a mezzo droni. E in realtà noi in Italia abbiamo una primogenitura non è, diciamo, molto conosciuta. 2014, articolo di Defense News, articolo virgolettato del comandante di uno stormo di droni, dice tranquillamente: useremo i Reaper, quindi quelli militari, non i droni, diciamo, commerciali, per crowd monitoring, utilizzando i sistemi di sorveglianza, quindi di ricognizione, per controllare i grandi eventi. Ed eravamo prima delle ultime ondate di terrorismo. Immagino che anche adesso, senza pubblicità, questa attività venga svolta. E dove viene certamente svolta, scusate per la scansione storta, ma è venuta così, è in Cina. A maggio stanno utilizzando i droni per il controllo delle frontiere, cosa che viene fatta anche in Europa, e contemporaneamente, tanto per completare la sorveglianza, la stessa, diciamo, norma che prevede la sorveglianza a mezzo droni obbliga tutti coloro che abitano nel confine a segnalare gli stranieri, coloro che non sono conosciuti nel circondario. Quindi dove non arrivano i droni arrivano i vecchi sistemi. Quindi è abbastanza interessante. E però, tornando ai matrimoni, non sono una mia ossessione, ma ormai ogni matrimonio deve avere il suo drone. E questa è una foto che ho scattato sempre in Cina qualche tempo fa. Passiamo dalla sorveglianza di massa a quella che viene definita sorveglianza partecipativa. Perché nel momento in cui ai droni
di sorveglianza, diciamo, ordinaria si aggiungono i droni privati che registrano e naturalmente cosa fanno? Diffondono in rete il contenuto, perché questo è lo scopo della registrazione, allora noi aumentiamo la massa di informazioni che sono utilizzabili. Attenzione, non è la stessa cosa del dire uso il telefonino, uso la telecamera, uso qualunque altra device digitale che consenta di uploadare video su YouTube o su qualunque altra piattaforma. È diverso perché è diversa la prospettiva del drone. Ora, io non so se questo abbia registrato anche me mentre lo fotografavo, ma è probabile, perché magari stava facendo una ripresa più ampia, una panoramica, poi ovviamente mi avranno cancellato perché gli ho rovinato la prospettiva, ma certamente è possibile che questo video sia reso disponibile e certamente lo saranno le foto. Quindi c'è un fattore da tenere presente, oltre alla sorveglianza di cui ci apprestiamo a parlare, c'è anche quella che viene definita sorveglianza partecipativa. E un altro punto da tenere presente prima di affrontare i propri punti sulla sorveglianza è il fatto che i droni non vanno appunto intesi solo come un sistema di registrazione audio e video, ma bisogna considerare la sensoristica, sensori termici, sensori di altro genere e così via. Non solo sono utili per la precision farming che abbiamo visto prima, ma possono essere anche una evidente aggressione alla sfera della riservatezza. Pensiamo all'utilizzo di sensori termici sulle case o altre tipologie di sensori che consentono di individuare le persone magari che stanno facendo attività che vorrebbero tenere private e che invece vengono diventano non tali grazie appunto alla sensoristica a bordo di un drone. E quello che va considerato, e questo è il punto approfitto della pausa per bere, se ci sono domande, richieste di chiarimenti e così via, fatele pure, non c'è problema, siamo pochi, approfittiamone, quindi non c'è problema. Dicevo, uno dei punti fondamentali è che non si deve considerare il drone in maniera isolata, ma lo si deve considerare come un elemento dei sistemi complessivi di raccolta delle informazioni. Quindi pensiamo alla unione delle informazioni raccolte dal drone combinate con i metadati delle comunicazioni, anche con i metadati pubblicamente disponibili, le API di Twitter o i dati pubblicamente che chiunque di noi diciamo liberamente diffonde attraverso Facebook, o ancora consideriamoli sommati a tecnologie magari di intelligenza artificiale, di autoapprendimento, o ancora tecnologie di ricognizione facciale. Pensiamo ai sistemi che andremo a vedere tra breve sommati a delle tecnologie di ricognizione facciale. Il quadro è abbastanza abbastanza inquietante. E quindi, quando parliamo di smart drones for smart cities, a me viene sempre in mente, infatti lo uso nelle presentazioni, uno dei tanti tweet molto interessanti di Morozov, che scioglie l'acronimo smart city come surveillance marketing as revolutionary technology. Ora, qui la tecnologia probabilmente rivoluzionaria certamente può consistere in una tecnologia di sorveglianza particolarmente invasiva. E allora, perché non è ancora così diffusa? Perché tutto sommato le applicazioni, l'uso dei droni per sorveglianza non è ancora così diffuso? Perché il problema principale non è giuridico, il problema giuridico li andremo a vedere dopo, ma il problema principale è l'autonomia. Il drone sta in aria poco. Fare un sistema di sorveglianza continua con i droni, anche con gli sciami di droni, è complicato, perché comunque 20 minuti, mezz'ora, il drone va giù, ha bisogno di ricaricarsi.
Quindi è difficile riuscire a avere dei sistemi funzionali, più funzionali della videosorveglianza, tra virgolette, ordinaria, che non ha bisogno di essere alimentata. Ma sta cambiando. Proof of concept di qualche tempo fa di un'università inglese, dell'Imperial College, droni alimentati wireless e quindi autonomia illimitata. Ma ci sono altri sistemi. Persistent aerial surveillance, droni fissati con un cavo a terra e quindi autonomia illimitata. Naturalmente, utilizzo principale, monitoraggio delle folle. E questo è uno dei provider, questo è l'altro, Aquila 100, non so se l'avete sentito, è notizia di questi giorni, questo è un sistema di, anche questo, collegato a terra o anche da un'autovettura, che è autorizzato in Italia. Autorizzazione dell'Ente Nazionale Aviazione Civile di qualche tempo fa. Vi faccio vedere cosa può fare questo sistema. Non c'è l'audio, ma non c'è bisogno. Si vede chiaramente le potenzialità di questo sistema. Eccolo qui. Questo è autorizzato in Italia. Fino a 100 metri d'altezza, telecamere ovviamente con ricognizione facciale, sistemi di puntamento laser, eccetera, eccetera, eccetera. Naturalmente anche in un bel ambiente cittadino, perché no, si arriva, si fa sollevare il drone e ovviamente se si deve seguire qualcuno si sposta anche la macchina, ma non c'è bisogno perché comunque a sistemi di puntamento laser che consentono appunto di individuare il target e poi seguirlo. Appunto, deve farlo per via ottica, attraverso il radar. Questo giochino costa 1 milione di euro, però l'idea che sia utilizzabile, per fortuna l'autorizzazione dell'ENAC non lo consente in questo momento di utilizzarlo in aree urbane, però c'è, è possibile, è una tecnologia israeliana che può essere tranquillamente, ripeto, è già in commercio in Italia. Ecco qui, Safe City, naturalmente. Al momento c'è la limitazione dell'autorizzazione ENAC, ma può certamente essere modificata. E poi questa è una slide che io uso da tempo: controllo dei lavoratori a mezzo droni. Poco tempo fa in Australia è esattamente quello che la Rio Tinto pensava di fare, addirittura non solo nei per il monitoraggio delle attività lavorative, ma anche delle attività private, perché lì, essendo minieri in Australia, ci sono dei compound molto, molto grandi in cui gli operai vivono. E quindi qui abbiamo un quadro in cui anche il problema dell'autonomia è superato. Ci sono già, non stiamo parlando di futuro, già dei sistemi come quello, perfettamente legali, perché pensiamo per esempio delle ricerche delle forze dell'ordine. Questi sistemi non sono, diciamo, per definizione illegali, è inquietante l'uso che se ne può fare, ma sono perfettamente legali. Pensiamo forze dell'ordine che devono fare la ricerca di qualcuno e utilizzano un sistema del genere, oppure casi particolari di monitoraggio che rendono necessaria un sistema del genere. Però le potenzialità di quel sistema sono certamente di un'invasività enorme rispetto ai sistemi ordinari e rispetto anche alla videosorveglianza comune. Pensiamo un po' quanto potrebbe essere facile con quel sistema individuare il target e poi seguirlo. Non ci sono problemi. Per fare un pedinamento con un sistema del genere, prego. Volevo fare una domanda. Lei ha fatto riferimento all'autorizzazione dell'ENAC. Sì. Ma l'ENAC dà l'autorizzazione soltanto sulla base delle norme sull'aviazione o anche valuta
l'uso che se ne può fare, l'intrusività in termini di sorveglianza? Allora, ci arriviamo dopo, ma lo anticipo adesso così lo chiariamo. Innanzitutto, ENAC è Ente Nazionale, per chi non lo sapesse, è Ente Nazionale Aviazione Civile. È l'ente italiano che si occupa anche dei droni. Non avrà più competenza regolamentare quando verrà approvato il regolamento. L'ENAC, quando approva questi sistemi, fa un'analisi in particolare di rispondenza di questi sistemi al regolamento lato aviazione. E siccome questi sistemi sono tethered, sono legati, è anche più facile che vengano approvati perché presentano minori rischi soprattutto di eventuali collisioni con gli aeromobili, perché quello, essendo stabilmente legato, non se ne può perdere il controllo e magari volare molto più in alto. Quello probabilmente avrà una batteria di backup, ma se si stacca probabilmente va giù in brevissimo tempo, quindi non pone dei rischi alla sicurezza. Quando si fa la richiesta di autorizzazione all'Ente Nazionale di Aviazione Civile, poi vi farò la differenza tra autorizzazione e dichiarazione, bisogna anche individuare quali sono i profili rilevanti sul trattamento di dati personali. Quindi bisogna dire nella dichiarazione se verranno trattati i dati personali o nell'autorizzare richiesta di autorizzazione, con che modalità anche se nel regolamento ENAC c'è espressamente indicato che bisogna rispettare il principio di necessità sul trattamento di dati personali. Quindi bisogna trattare per quanto possibile dati anonimi o pseudonimi, un principio che comunque è trasfuso anche nel regolamento europeo, di cui ci occuperemo dopo. Qual è il punto? Che l'ENAC non ha competenza in ambito di trattamento di dati personali, quindi l'ENAC, lato dati personali, controlla solo se io gli dichiaro che tratterò dati personali e gli dichiaro che rispetterò il principio di necessità, ma non va a controllare, anche perché non avrebbe competenza, se trovasse, non solo perché diciamo sono legati al controllo della disciplina della navigazione aerea, ma anche perché non avrebbero competenza per contestare eventuali violazioni, dovrebbero semplicemente trasmettere all'autorità giudiziaria o al garante che fa gli accertamenti del caso. Quindi diciamo che c'è la norma che prevede un obbligo di indicare se il sistema tratterà dati personali, ma non c'è un controllo dell'ENAC sul punto, perlomeno non che mi consti. C'è un controllo invece sulla parte strettamente della sicurezza aerea. E c'è una lettura molto interessante in quest'ambito, una monografia uscita lo scorso anno di Andrejevic, Drones and Unmanned Aerial Systems, praticamente dice che la sorveglianza a mezzo drone si sta spostando da una sorveglianza individualizzata, da fare come target, individuare come target un solo soggetto, a invece una sorveglianza che ha come target l'intera popolazione o l'intero spazio. Pensate a dei sistemi infissi stabilmente al suolo che controllano le aree, magari le aree prospicienti gli stadi, poi dopo le aree prospicienti gli stadi le piazze, eccetera, eccetera, eccetera. È un sistema che ha un'invasività infinitamente superiore a quella delle attuali videocamere di sorveglianza, non fosse altro per il punto di vista, che è completamente diverso. E quindi in questo quadro come ci si può porre in maniera tale da conciliarsi con le libertà fondamentali? C'è la conferenza di Riga nel 2015, che è una conferenza che ha avuto un'importanza notevole sul futuro appunto degli aerei a pilotaggio remoto, in cui la commissaria europea ha dichiarato che è fondamentale il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, non solo perché appunto c'è un'obbligazione
che di rispetto del, per esempio, della, della dichiarazione della, sì, della Commissione Europea dei diritti umani e così via, ma anche per l'accettazione dei droni, per renderli accettabili in un contesto urbano, perché certamente possono avere delle utilità rilevantissime sia come law enforcement che come prevenzione dei reati, ma pongono degli, degli enormi problemi. Quindi, quindi è più facile da dire che da fare questa affermazione. È facile dire che bisogna rispettare i diritti umani, ma se mettiamo che un ente che ha disponibilità economica si acquista quei sistemi e li utilizza, allora è un po' difficile ritenere che i diritti fondamentali siano rispettati in un contesto in cui quell'apparecchio può seguire chiunque, quello o altri. Non voglio minimamente criminalizzare quell'azienda che offre un prodotto innovativo e certamente che ha degli utilizzi perfettamente leciti, ma di sicuro questi utilizzi possono incidere sulle libertà fondamentali. E perché? Perché non si deve fare l'errore di pensare che ciò che avviene nello spazio pubblico sia sottratto alla sfera della riservatezza. Questo è un principio che è superato da tempo rilevante. Sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani del 2001 che dice: quando io faccio un monitoraggio sistematico delle aree pubbliche, anche se è un evento pubblico, e io ritratto quei dati, allora quello è vita privata, anche se avviene in pubblico. È vita privata se io vengo seguito costantemente, se questi video vengono elaborati, se vengono utilizzate le tecnologie invasive, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è vita privata anche se viene in pubblico. E questo vale tuttora. Non cambia, anche se cambia il mezzo, il principio vale. E quindi, anche se adesso l'utilizzo di questi sistemi rende molto più facile la sorveglianza massiva, ciò non vuol dire che debba essere superati questi principi che da tempo rilevantissimo sono stati stabiliti sia dalla Corte Europea dei Diritti Umani che anche dal Consiglio d'Europa, che anche da altri, anche dalla Corte Europea di Giustizia. Questa è l'opinion sulla videosorveglianza nei luoghi pubblici dalle pubbliche autorità del Consiglio d'Europa del 2007, quindi comunque un documento che, ripeto, non si applica, non teneva in considerazione i droni, parlava solo della videosorveglianza tradizionale, ma a mio parere si deve applicare necessariamente anche alla videosorveglianza, e ci dice che la videosorveglianza può rappresentare una limitazione del diritto al rispetto della vita privata, alla libertà di movimento, questo è molto importante, e anche naturalmente alla protezione dei dati personali. E quindi l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, quindi di videosorveglianza mediante drone, può essere una unlawful interference with the right to privacy, quindi una interferenza illecita nei confronti della nostra vita privata, soprattutto quando i sistemi sono stati raccolti con delle modalità non trasparenti. Voi mi direte: sì, ma il cavo lo vedo, il drone lo vedo, lasciamo perdere quando poi saranno alimentati wireless e quindi non vedremo più neanche il cavo. Ma se il drone è a 100 metri di quota, io non lo vedo. Il cavo, se mi sposto di 30-40 metri, probabilmente non lo vedo. Se io sono in mezzo a una piazza, non mi rendo conto che c'è qualcosa che mi monitora e magari divento il target perché ho un atteggiamento, tra virgolette, sospetto, quindi punta il puntatore laser e da quel momento in poi tutti i miei movimenti sono tracciati. Il che va bene se c'è un'indagine in corso e quindi c'è una ipotesi di prevenzione e repressione dei reati. Va molto meno bene quando io lo generalizzo solo perché tecnicamente lo posso fare.
perché prima per fare una cosa del genere avrei dovuto mettere il classico maresciallo barra tendente a guardare la videosorveglianza o a pedinare quel soggetto, e quindi avrei dovuto occupare una risorsa o più risorse per fare quell'attività. Adesso con una console io posso seguire N target totalmente in autonomia. Magari il sistema mi segnala solo se ci sono dei comportamenti inusuali, io non devo neanche monitorarlo, mi arriva l'alert se succede qualcosa che il sistema ritiene strano. Questo, a mio parere, e non solo a mio parere, lo ha detto tempo fa il Consiglio d'Europa, incide su tutta una serie di libertà fondamentali, queste che abbiamo visto: diritto al trattamento di dati personali, libertà di movimento e anche in generale la nostra sfera di riservatezza. Quindi dobbiamo tenere presente questi aspetti e dobbiamo anche tenere presente i principi in tema di protezione dei dati personali, perché c'è, vi consiglio la lettura, qualcuno di voi l'ha già letta, l'Opinion 1 2015 sui droni? No. Ecco, vi consiglio di leggere, è un documento molto agile, come spesso capita per le opinion dell'Article 29 Working Party. L'Article 29 Working Party è il gruppo dei garanti europei che dà delle opinion sui temi in materia di privacy e protezione dei dati personali. Queste opinion sono delle soft laws, non sono certamente cogenti, ma sono particolarmente significative perché non solo costruiscono o contribuiscono a costruire il quadro per la legislazione futura, ma danno anche degli importanti punti in tema di interpretazione. Quindi questa opinion, che è antecedente alla pubblicazione del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, di cui parleremo tra breve, questo è pesante. Ecco, dicevo, di cui parleremo tra breve, anticipa molti dei temi del regolamento e ci dà delle indicazioni particolarmente interessanti in ordine ai temi di cui stiamo parlando. E quindi ci dice che anche nell'ambito dei droni valgono i principi generali della disciplina in materia di protezione dei dati personali, e anticipa alcuni dei concetti che ritroviamo nel regolamento europeo, in particolare privacy by design e privacy by default. Quindi io devo costruire il sistema in maniera tale da avere la privacy in mente, e in particolare costruire in maniera tale da raccogliere, minimizzare la raccolta dei dati. Ora mi direte, quei sistemi che abbiamo visto prima sono l'esatto contrario, sono fatti apposta per raccogliere il più possibile dati, ma anche in questo caso bisogna cercare di minimizzare nei limiti del possibile la raccolta dei dati. Altra cosa importante che riguarda la sorveglianza partecipativa, che ritroveremo nella bozza di regolamento europeo di cui parleremo tra breve, in questa opinion si dice bisogna indicare nel droni venduti commercialmente delle istruzioni per spiegare quali sono i rischi lato sicurezza aeronautica e lato privacy. Sappiamo bene quant'è il tasso di lettura dei bugiardini, cioè non li legge nessuno, forse è un approccio un po' superato dire mettete l'avviso nella scatola, attenzione, con questo affare potete distruggere la privacy altrui, però è un approccio tipico, dalle sigarette alle avvertenze sui medicinali e sui giocattoli, l'approccio
è questo. Probabilmente un minimo di mitigazione del rischio potrà essere ottenuta anche questo. E tra l'altro questa opinion sottolinea i rischi dell'uso dei droni per l'investigazione, sia per le attività di intelligence che per le attività di vera e propria investigazione. Perché? Perché l'abbiamo visto prima quali sono le capacità tecniche. La possibilità di seguire le persone, la possibilità di incidere nella vita di relazione delle persone è molto più pesante rispetto a prima e soprattutto è molto più facile, molto più semplice, molto meno dispendiosa in termini di risorse umane. Magari è dispendiosa in termini di costo in questo momento, ma in termini di risorse umane è molto meno dispendiosa. Altro punto fondamentale, e ci torneremo dopo quando parleremo della bozza di regolamento, è l'identificazione chiara del data controller e del data processor. La trasparenza, sapere chi tratta i miei dati, è assolutamente fondamentale. E altro punto che su cui torneremo dopo quando parliamo del regolamento, quindi adesso non mi soffermo, è la data protection impact assessment, la necessità di fare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Ripeto, questi erano temi che erano già enunciati in questa opinion, io ve ne parlerò più diffusamente adesso che parleremo del regolamento europeo. Tra l'altro questa opinion parla anche di giornalismo a mezzo droni, perché il giornalismo, cioè la possibilità di utilizzare i droni per finalità giornalistiche, è particolarmente interessante, ma è anche particolarmente invasiva. Pensiamo alla possibilità di fare le classiche riprese nella villa del Vippo, nella villa del soggetto, o arrivare a filmare le finestre del 20° piano. Adesso è facilissimo, prima era molto più complicato, ma questo non vuol dire che diventi lecito. Rimarrà, a seconda dei casi, una interferenza illecita nella vita privata, in Italia sanzionata penalmente dall'articolo 615 bis, sia che io lo faccia con un bastone da selfie con particolari accorgimenti, sia che io lo faccia a mezzo drone. Il mezzo cambia, è molto più facile, ma non diventa legale. Quindi, oltre ai problemi deontologici, lato giornalistico, c'è anche un problema di contrarietà alle fattispecie penali rilevanti. Quindi ci sono tutta una serie di aspetti che vanno tenuti in considerazione anche per il giornalismo a mezzo droni. In questa opinion si sottolinea, ma anche qui ci torneremo adesso parlando del regolamento, l'importanza della trasparenza. Siamo abituati a vedere i cartelli delle aree videosorvegliate, ormai non ci badiamo più. Forse dovremmo prestare più attenzione alle aree drone sorvegliate o comunque agli utilizzi privati. Quindi anche in caso di utilizzi privati per scopi commerciali, laddove vi siano i trattamenti di dati personali, è necessario ovviamente la informativa. Proprio la opinion sottolinea i rischi. Non aveva forse ancora presenti i sistemi di sorveglianza a mezzo drone infissi a terra, ma parla degli sciami di droni. Pensiamo in un contesto in cui, anziché sistemi infissi a terra, vengono utilizzati N droni collegati tra loro che funzionano magari come sistema autoapprendente con la logica dello sciame. E quindi io seguo N target, quando uno finisce l'autonomia va a ricaricarsi e a staffetta viene seguito da un altro. Oppure seguo tutta una serie di target contemporaneamente utilizzando tutte le funzionalità che sono magari rese a disposizione dallo sciame, in cui magari uno ha un video particolarmente sofisticato, alta definizione, un altro ha una sensoristica a bordo e si completano, tra virgolette, a vicenda. Questo scenario, che è già tecnicamente fattibile, è stato sottolineato fin dal 2015 in questa opinion, perché possono appunto provocare una sorveglianza coordinata, quindi controllare persone o veicoli in aree particolarmente estese.
E questi sono problemi che vanno affrontati. Lo dico per l'ennesima volta, non tutto ciò che è tecnicamente lecito diventa automaticamente, tecnicamente possibile diventa automaticamente lecito. E allora andiamo a vedere come la disciplina del regolamento europeo impatta sui droni. Il regolamento europeo, il cosiddetto GDPR sulla privacy, è stato pubblicato a maggio del 2016, diverrà pienamente efficace a maggio del 2018. Quindi adesso siamo in una fase di interregno in cui per l'Italia vale ancora il codice della privacy, il DLGS 196 del 2003, ma essendo un regolamento, a partire dal maggio del 2018, l'unica norma che varrà in Europa, salvo limitati, e nell'Unione Europea, salvo limitati adattamenti dei singoli stati, sarà appunto il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali. Quindi dobbiamo andare a vedere come queste attività, quelle attività che abbiamo visto prima, possano essere inquadrate nel contesto del regolamento. Allora, primo punto, ancora una volta la trasparenza. Sapere che c'è un monitoraggio in corso. Non parliamo qui tanto dell'attività privata, faccio solo un esempio, pensiamo all'ingegnere che deve ristrutturare un palazzo e quindi riprende la facciata con il drone. Possono essere trattati di dati personali? Sì, probabilmente sì, non solo di quelli che vivono nel palazzo, ma anche di quelli intorno. Quindi, prima di fare questa operazione, dovrà fare un'attività di informazione, dovrà renderla trasparente. Quell'attività è lecita, ma le persone devono essere informate. E quindi il regolamento, all'articolo 12, prevede proprio la necessità, l'obbligo di trasparenza, e tra l'altro prevede la possibilità di farlo con icone standardizzate e leggibili e anche machine readable. Quindi quando le icone sono elettroniche devono essere anche machine readable. E quindi ci dovremo aspettare di vedere quest'icona. Questa è quella che ho trovato qualche tempo fa in rete, questa è quella tra virgolette ufficiale. Se voi volete approfondire, rimanere informati sul tema della normativa sui droni, vi consiglio il sito dronerules.eu che dà una indicazione delle principali norme sia per gli usi professionali che per gli usi amatoriali e dà dei link anche alle fonti di approfondimento. Quindi è particolarmente interessante, poi vedremo altri aspetti. E su Drone Rules c'è già quest'icona, quindi oltre alla videosorveglianza tradizionale dovremo iniziare ad avere familiarità con questo occhio di Sauron volante, che è un po' inquietante, vero? L'occhio di Sauron era verticale, questo è orizzontale, ma l'aspetto è più o meno quello. Tenete presente che un altro aspetto della trasparenza, e ci verremo dopo quando parliamo della bozza di regolamento, è la registrazione obbligatoria. È inutile che io sappia che quell'area è registrata se non so chi lo sta facendo. E qui il nuovo regolamento, ed è qui uno dei casi di combinazione tra il lato tecnico e il lato trattamento dei dati personali, prevede per la maggior parte dei droni, il nuovo regolamento europeo, una registrazione obbligatoria. Anche il regolamento italiano prevede una registrazione obbligatoria per i droni a uso professionale, e quindi io, per il tramite della registrazione obbligatoria, riesco a sapere di chi è quel drone. E questo è un fatto importante. Attenzione però che questi registri al momento attuale non sono rilasciati né in un formato aperto né sono consultabili con facilità. Quindi c'è un obbligo di registrazione, ma non ci sono dati aperti su chi abbia quel drone. Quindi magari lo sviluppo futuro, anche per aiutare il processo di trasparenza, sarebbe il caso di liberare questi dati. E poi, ve l'ho già accennato
quando abbiamo parlato della Opinion 1 2015, principi che sono molto rilevanti soprattutto per i produttori di droni sono la data protection by design e la data protection by default. È solo che è più facile enunciarlo che metterlo in pratica, soprattutto perché anche i droni consumer, spostandoci un attimo nell'ambito consumeristico, sono fatti per registrare quanti più dati possibile. Io se compro un drone lo voglio con la telecamera Ultra HD, lo voglio con il supporto che mi consente di installare magari un'ottica più performante, magari non me ne faccio nulla, ma siccome costa poco, perché devo privarmi della possibilità di avere quel livello di registrazione? Quindi è difficile conciliare effettivamente questi principi generali con la pratica. E quindi cosa si potrebbe pensare? Queste sono le mie speculazioni. Tecnologie automatizzate di anonimizzazione, questo soprattutto per i droni consumer, ma non solo. Se io non dico al drone che mi serve registrare i volti, magari il sistema complessivo del drone automaticamente fa un'attività di anonimizzazione, per modo di dire, dei soggetti. Ovviamente lo dovrebbe fare il più possibile in tempo reale. Ancora, la policy di data retention. Noi ormai ci siamo abituati a conservare tutto, ma in ambito di trattamento di dati personali vale soprattutto il principio di necessità e il principio di pertinenza e non eccedenza. Se non è più necessario che io conservi quelle informazioni, le devo cancellare. Quindi torniamo al nostro sistema di sorveglianza. Il nostro sistema di sorveglianza deve essere progettato in maniera tale che cancelli automaticamente le immagini, a meno che non gli venga detto il contrario, perché così come per gli impianti di videosorveglianza attualmente esistenti, la normativa prevede per quelli ordinari massimo 24 ore, per quelli per la sicurezza urbana massimo 7 giorni, io a questo punto devo ottenere il rispetto delle regole anche configurando il sistema by default in maniera tale che non consenta di conservare quei dati più a lungo, a meno che per esempio non ci sia una richiesta delle forze dell'ordine che vogliono acquisire i dati per la repressione di un particolare reato, non per finalità preventive generali. Quello che non dobbiamo accettare è che questi dati vengano conservati per un tempo indeterminato. Ancora, un'altra commistione tra sicurezza e privacy è il geofencing. Geofencing è un sistema che sarà obbligatorio con il regolamento europeo, che limita il drone in maniera tale che non possa volare oltre una certa altezza, non possa volare in determinate aree, e questo, che è un sistema di sicurezza, diventa anche un sistema di controllo per il trattamento dei dati personali. Pensiamo, ad esempio, utilizzare il geofencing per evitare che possano essere agevolmente riprese case di cura, scuole. Si possono tranquillamente utilizzare funzioni automatizzate di geofencing. Qualcuno di voi ha un drone per usi diciamo consumer? Nessuno di voi è proprietario di un drone. Io sì, ma sostanzialmente in Sardegna non si può usare praticamente da nessuna parte, quindi è difficile che... perché, scusate, apro e chiudo la parentesi, un'altra parentesi personale, arriveremo poi alle aree dove si può volare. La Sardegna è piena di servitù militari, quindi ovviamente lì non posso andare a svolazzare il mio drone. Ecco, se voi avete comprato un drone, per esempio, della DJI, che è sostanzialmente il leader del mercato dei droni, la DJI ha implementato un sistema, adesso volontario, ma siccome lo vendono loro ed è implementato by default, di geofencing, che è implementato nel sistema. E per esempio negli Stati Uniti impedisce di volare su tutta Washington.
impedisce di volare sopra le centrali nucleari. È proprio il DJI, il sistema che si rifiuta di volare, non prende il comando. Ci sono certe zone che possono essere in cui il pilota può fare l'override e quindi il sistema gli dice sei sicuro e lui può superare il geofencing. Ci sono altre aree in cui invece questo geofencing non è superabile. Guarda caso, appunto, Washington è tra le aree in cui il geofencing non è superabile e quindi, salvo modifiche tra virgolette non autorizzate, i droni del leader del mercato lì non volano. Tra l'altro è anche l'ultimo drone in commercio delle DJI, ha un sistema di geofencing ulteriormente ancora più aggressivo. Se non si fa la registrazione sul sito della DJI non vola oltre una certa altezza, quindi per avere, diciamo, comunque la garanzia che il soggetto faccia un utilizzo lecito dei droni. Ecco che quindi anche il geofencing può essere un sistema che aiuta la protezione dei dati personali, sia per i droni consumer, sia per quelli che invece vengono utilizzati per altre finalità. Un punto fondamentale è previsto dall'articolo 35 del regolamento europeo, che è la valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali. Perché è fondamentale? Perché questa valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali è sostanzialmente obbligatoria per gli scenari che abbiamo visto prima. Vado un attimo avanti e poi torno indietro. Infatti l'articolo 35 prevede che la valutazione di impatto privacy sia fatta nel caso di monitoraggio sistematico di un'area accessibile su vasta scala, oppure nel caso di nuove tecnologie che possono arrecare un alto rischio ai diritti e alle libertà delle persone fisiche. Pensate a quello che abbiamo visto prima. Mi sembra evidente che ci troviamo davanti a un'ipotesi di valutazione di impatto privacy. Quindi, prima che qualunque di quei sistemi venga utilizzato, è necessario che venga fatta una valutazione di impatto privacy. Quindi si valuteranno quali sono i rischi sul trattamento di dati personali e si individuerà quali sono le misure necessarie per minimizzarli. E se in questa valutazione io non riesco a individuare delle misure sufficienti per minimizzare i rischi, devo coinvolgere anche il garante per la protezione dei dati personali, l'autorità nazionale, come dice il regolamento, articolo 36, la Privacy Consultation. Quindi c'è la possibilità già ora di avere delle cautele, però questa valutazione va fatta correttamente, va fatta in questo caso dalle pubbliche amministrazioni, perché è ovvio che quei sistemi potranno essere implementati anche dai privati. Pensiamo a un grosso complesso industriale. Un grosso complesso industriale potrebbe implementare quei sistemi, probabilmente anche a livello di costo è fattibile, ma anche in quel caso dovrà fare una valutazione di impatto privacy. Perché? Perché ci sono i dipendenti e quindi sarà anche un sistema di controllo a distanza dei lavoratori, perché c'è comunque un rischio per la protezione dei dati delle persone fisiche. E quindi a questo punto sarà molto importante come verranno svolte le valutazioni di impatto sul trattamento dei dati personali. Tenete presente che il regolamento europeo non si applica al law enforcement, non si applica alla prevenzione e repressione dei reati, e quindi la prevenzione e repressione dei reati è regolata o dalle singole leggi nazionali e da una decisione quadro, ed è regolata adesso dalla direttiva 680 del 2016, il regolamento del 679 sono sulla stessa gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, che deve essere ancora recepita dai singoli stati. È ancora aperta la finestra per il recepimento, ma anche questa direttiva che regola i trattamenti per la prevenzione e repressione dei reati prevede una valutazione di impatto privacy
per le tecnologie che, appunto, soprattutto quelle nuove, comportano rischi alti per le libertà personali e per le libertà fondamentali. E quindi, anche se questi sistemi vengono utilizzati per la prevenzione e repressione dei reati, con tutta probabilità dovrà essere fatta una valutazione di impatto privacy. È ovvio che la valutazione di impatto privacy per la prevenzione e repressione dei reati avrà una soglia più alta rispetto alle altre, ma va comunque fatta. C'è un'altra opinion, tanto per citare altre opinion dell'articolo 29 Working Party, che ci dice come fare una valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali, ed è appunto un processo sia per costruire che anche per dimostrare il rispetto delle norme. E secondo le guidelines sulla Data Protection Impact Assessment, non è obbligatorio pubblicare la Data Protection Impact Assessment, ma è consigliato. Ora, pensiamo lo scenario in cui io, cittadino, mi accorgo che sono stati utilizzati sistemi di monitoraggio di tale portata. A questo punto io potrei andare, magari utilizzando il nuovo sistema dell'articolo 5 bis del decreto trasparenza, il cosiddetto FOIA, a chiedere i documenti sulla valutazione di impatto per la protezione dei dati personali, andare a vedere se è stata fatta la valutazione di impatto e, una volta che se riesca a ottenerla, anche andare a vedere come effettivamente ci sia stata una mitigazione dei rischi per le libertà fondamentali. Quindi in questa fase io temo che succeda quello che succede molto spesso quando arrivano delle tecnologie particolarmente utili. Probabilmente prima le si usano e poi ci si chiede se sia lecito usarle. No, bisogna pretendere che si rispettino, almeno si rispetti almeno il quadro normativo attualmente vigente. Questo ritengo che sia assolutamente fondamentale. Però consideriamo una cosa, lo abbiamo già detto, i droni volano, e quindi andiamo a vedere, prima di concludere, la disciplina della regolamentazione della disciplina del volo. Ovviamente la facciamo in maniera molto, molto sintetica. Perché? Perché anche da questo ci sono delle significative limitazioni, o possono derivare delle significative limitazioni, sulla intrusività di questi sistemi. E non solo, il non rispetto di queste regole porta a rilevanti sanzioni. Tenete presente che abbiamo parlato prima di droni e matrimoni. Non so se voi fate una ricerca su Google, adesso quasi tutti i servizi di fotografia, i servizi fotografici per matrimoni, prevedono appunto il drone. Coloro che sono a norma sono pari allo 0, sono quasi tutti totalmente illeciti, però le norme ci sono. Allora, il regolamento ENAC, che, torniamo un secondo indietro, è entrato in vigore nel 2014, l'Italia è stata tra le prime a regolare la materia dei droni, e rimarrà in vigore fino a quando non entrerà in vigore il regolamento europeo con cui concluderemo la mattinata. Questo regolamento ENAC divide due categorie: gli usi professionali e gli usi ricreativi e sportivi. Non tratterò, per ragioni di tempo, gli usi ricreativi e sportivi, però andiamo a vedere invece gli usi professionali. Gli usi professionali divide i droni in due categorie: sopra i 25 kg, che sono praticamente equiparati agli aeromobili, quindi non ne parleremo, e sotto i 25 kg. I droni sotto i 25 kg sono quelli più utili. Nell'ambito dei droni sotto i 25 kg, che sono quelli disciplinati dal regolamento, c'è altre due sottocategorie: i droni sotto i 2 kg inoffensivi e i droni sotto i 300 grammi, di cui ci occuperemo dopo, perché i droni sotto i 300 grammi
provvisti di paraeliche sono pilotabili anche senza l'attestato di pilota, quindi basta essere maggiorenni, io posso pilotare quel drone. Devo però fare comunque la dichiarazione all'ENAC e lo vedremo tra breve. Quindi per quanto riguarda gli usi commerciali possono essere particolarmente interessanti i droni sotto i 300 grammi. E quali sono le esclusioni a questa disciplina? Una, per le questioni di sorveglianza, ci riguarda direttamente: i droni di Stato. Ai droni di Stato non si applica la disciplina sulla sicurezza della navigazione. Droni di Stato però sono propriamente intesi, quindi polizia, vigili del fuoco, protezione civile nazionale, eccetera, eccetera, eccetera. Non i droni pubblici, è diverso. Quindi a un eventuale sistema comunale si applica il regolamento ENAC. Se fosse utilizzato dalla polizia giudiziaria, no. Ma a livello comunale sì, a livello in provincia non esistono più, a livello di città metropolitana, a livello di agenzia regionale della protezione dell'ambiente e così via, queste regole si applicano. A livello statale no, quindi c'è una differenza da tenere presente. Anche per quanto riguarda i balloni frenati, ma su quello non ci... Ah, ecco, un'altra cosa importante, il regolamento non si applica alle attività indoor. Dove c'è un tetto, il regolamento non si applica, anche se c'è una norma nel regolamento che dice che comunque è vietato volare sulla folla, quindi su assembramenti, anche all'interno. Questo è da tenere presente. Sulle definizioni io salterei e andiamo invece a vedere cosa si può fare, qual è la regolamentazione dei droni sotto i 25 kg. Innanzitutto la normativa italiana prevede una targhetta, attualmente è un QR, non è ancora una vera e propria registrazione elettronica. Una volta che si fa la dichiarazione o l'autorizzazione, l'ENAC rilascia le credenziali per la registrazione del proprio sistema. E quindi questo è utile collegandolo a quello che abbiamo visto prima, per la trasparenza. Il drone, per essere utilizzato commercialmente, deve essere registrato. Io sono in grado di sapere chi lo usa, perché con quella registrazione controllo sul sito dell'Ente Nazionale Protezione Civile e trovo chi lo sta usando. Se voi andate a vedere nel sito della Aviazione Civile ci sono semplici PDF o degli elenchi non particolarmente open, ma comunque sono dati disponibili, con l'elenco delle autorizzazioni e delle dichiarazioni. Perché a seconda dei casi io posso utilizzare il drone solo facendo una mera dichiarazione, quindi senza bisogno di avere un'autorizzazione specifica. Se invece l'operazione è cosiddetta critica, allora io devo avere una autorizzazione espressa da parte dell'ENAC. Come abbiamo visto prima, quel sistema Aquila 100 ha un'autorizzazione, perché quel sistema chiaramente è utilizzabile in uno scenario critico. Salvi i droni sotto i 300 grammi, ci vuole un attestato di pilotaggio che ha una prova pratica e una prova teorica e dura 5 anni. Quindi chiunque utilizzi un drone per scopi commerciali sopra i 300 grammi deve avere l'attestato di pilota, altrimenti commette tra l'altro un reato del codice della navigazione. Le operazioni sono di due tipi: specializzate o non specializzate, critiche, specializzate non critiche. Le specializzate critiche sono tutte quelle che superano i limiti che andremo a vedere tra breve. Non si può volare su infrastrutture sensibili, non si può volare a 150 metri dalle aree congestionate, altrimenti l'operazione diventa critica e quindi ci vuole l'autorizzazione. 150 metri dalle aree congestionate vuol dire in buona sostanza che io con la mera dichiarazione non posso volare in città,
perché aree congestionate, è difficile pensare che la nostra città non sia aree congestionate. 50 metri da persone o cose, e ci sono anche i limiti di distanza e di altezza. Attenzione che con le normali dichiarazioni, quindi non con le autorizzazioni, io devo sempre volare in VLOS. La sigla sta per Visual Line of Sight. Quindi io devo avere il drone a vista. Non posso volare senza avere il drone a vista. Non posso usare gli occhiali che servono per fare il first person view, cioè vedere ciò che vede la telecamera del drone. Quello, a meno che non abbia un'altra persona che ha i comandi, non lo posso assolutamente fare. Dov'è che non posso volare? Intuitivamente nelle aree aeroportuali, le ATZ, nelle aree di atterraggio e di decollo degli aerei non posso volare. C'è il piccolo problema che in Italia siamo pieni di aeroporti e aviosuperfici, non solo aeroporti ma anche aviosuperfici. Pensiamo anche alla zona di Torino, di Milano, tutti gli aeroporti che ci sono, se facciamo un raggio di 5 km abbiamo notevolmente delimitato l'area dove possiamo volare. Non possiamo volare nelle aree ristrette, non possiamo volare nelle aree controllate, o meglio possiamo volare solo a una certa altezza. Vi ho già detto che appunto sono 150 metri dalle aree popolate e 50 metri da persone o cose. Se non rispetto anche uno solo di questi requisiti, devo avere l'autorizzazione dell'ENAC. Questo tradotto vuol dire che io, come vi dicevo prima, non posso volare in città. Quindi, tornando ai sistemi di sorveglianza, anche qui i requisiti di sicurezza di navigazione paradossalmente pongono un limite ai sistemi di sorveglianza, perché possono essere utilizzati solo se c'è l'autorizzazione dell'ENAC, salvo casi particolari. Ecco, tanto per questa è la mappa dell'ENAV, che non è ENAC, voi trovate tutte le mappe della navigazione aerea sul sito dell'ENAV previa registrazione. Questa è la mappa di Torino. Vedete, questa è la ATZ di Caselle, queste sono le zone, le CTR, le zone controllate, questa è la ATZ di Malpensa, eccetera, eccetera, eccetera. In assenza di una funzione automatica di geofencing che mi blocca il drone quando arrivo a quelle aree, è molto difficile riuscire a rispettare queste regole. Queste sono le stesse regole che si applicano alla navigazione aerea, tra virgolette, ordinaria. Rispettarle con un drone è un po' più difficile, anche perché far volare un drone è molto più facile che far decollare un aeromobile. Però le regole sono le stesse. Quindi vi faccio, questa è la CTR, la zona controllata di Torino. Nelle CTR si possono far volare i droni per scopi commerciali, non si possono far volare gli aeromodelli, cioè i droni per scopi ludici. Quindi in pratica non si può volare più o meno da nessuna parte con gli aeromodelli. Ovviamente avrete visto che è l'esatto contrario, cioè avrete visto droni svolazzare un po' dovunque. Naturalmente è vietato anche in città. Andiamo a vedere i droni che possono essere utilizzati anche in città, e su questi magari si può costruire per esempio uno sciame di droni, un sistema di sorveglianza che non avrebbe bisogno dell'autorizzazione dell'ENAC. Avrebbe però bisogno certamente della valutazione di, certamente con buona probabilità, della valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali, con valutazione di impatto privacy che abbiamo visto prima. Ci sono i droni inoffensivi sotto i 2 kg, inoffensivi in quanto dichiarati tali, cioè hanno subito una sorta di certificazione, perdonate i termini proprio, da parte dell'ENAC, in quanto rispettano tutta una serie di requisiti che sono individuati da un documento dell'ENAC dello scorso anno. Quindi sono inoffensivi in quanto, anche se cadono senza controllo, non provocano danni o provocano danni del tutto irrilevanti a persone o cose. Quindi in buona sostanza al massimo provocano una contusione o un bozzo sulla macchina, mettiamolo in questi termini, ma non danni rilevanti. Questi droni inoffensivi possono essere utilizzati, ma ci vuole sempre l'attestato di pilota,
quindi comunque ci vuole, bisogna avere la tecnologia di pilota, ma possono essere utilizzati anche nei contesti non critici. Quindi io posso volare in criticità, non posso volare nelle aree proibite, non posso volare nelle zone aeroportuali, ma posso, salva una richiesta di spazio aereo, ma posso volare in, in città. Dov'è che è sempre vietato volare? Sopra le dimostrazioni, le parate, gli eventi sportivi o tutte le aree dove c'è un raggruppamento inusuale di persone. Quindi in pratica non posso mai volare sulle folle. E sappiamo che è una delle altre norme più violate, perché avrete visto in tantissime occasioni i droni volare allegramente su manifestazioni. Tra l'altro, con alcuni colleghi ci divertivamo a interpretare la norma, perché dice, la norma dice altri raggruppamenti inusuali di persone. Quindi giustamente qualcuno, diciamo, portando all'assurdo l'interpretazione, dice, beh, se allora io volo su Piazza San Pietro dell'Angelus non è usuale, inusuale che ci siano 10.000 persone, ci sono sempre, quindi non è inusuale, lo posso volare. Ovviamente non è così, però è giusto per segnalare che non è che sia scritto benissimo questo, questo regolamento. E andiamo a vedere quelli che possono essere particolarmente utili sia lato usi commerciali, sia lato paradossalmente sorveglianza, qui come sciami di droni. I droni con peso inferiore ai 300 grammi con i rotori protetti dall'impatto. Buona sostanza, uno smartphone volante. Pensate, 300 grammi con i rotori, poco più che uno smartphone volante. Questi non hanno necessità di una licenza o un attestato di pilotaggio, quindi basta che io sia maggiorenne e li posso utilizzare. Tutte le operazioni sono considerate non critiche, quindi posso volare anche in città, devo naturalmente rispettare le regole del traffico aereo, ve l'ho detto prima, non è che posso far volare anche un drone a 300 grammi nelle corsie di atterraggio o di decollo degli aeroporti, e devo fare la dichiarazione all'ENAC, tra l'altro lo devo anche assicurare, questo è un altro obbligo presente nel regolamento, c'è un obbligo di assicurazione per i droni commerciali. Qui in teoria potrebbero essere costruito un sistema di sorveglianza con uno sciame di droni sotto i 300 grammi. Non ci vuole il pilota, quindi può essere anche, che so, un delegato della polizia municipale o un altro soggetto a gestire questo sistema. Una volta che viene fatta la dichiarazione all'ENAC, la dichiarazione vale per tutti gli scenari uguali. Quindi io potrei anche pensare a un utilizzo di un drone previa dichiarazione all'ENAC in un contesto di sorveglianza urbana. Qual è il punto attuale? Che questi droni hanno un'autonomia di pochi minuti, ma tra breve, in un modo o nell'altro, avranno un'autonomia molto più lunga. E quindi anche qui c'è una necessità, che ho sottolineato prima, che venga fatta una valutazione di impatto privacy prima dell'utilizzo di qualunque sistema del genere. Perché pensate, ok, l'Aquila 100 arriva fino a 100 metri, quegli altri sistemi di sorveglianza tethered arrivano molto, molto in alto, ma sono, diciamo, grossi. Pensate a una farina da 300 grammi che vola 10 metri o 15 metri, non lo vedete proprio per nulla, non vi accorgete che c'è un monitoraggio, però quella farina da 300 grammi magari ha su una telecamera ultra HD con un flusso di dati, quando ci sarà il 5G in 5G o comunque in ogni caso un flusso di dati anche in wifi particolarmente ampio, e quindi consente anche eventualmente di fare una ricognizione facciale non con l'elettronica a bordo, ma magari in cloud o in qualche altro, semplicemente da un server remoto, e quindi quell'affarino può avere un sistema di ricognizione facciale, può avere sensori termici senza problemi, pesano pochissimo, e quindi l'ambito di incidenza sulle libertà fondamentali è forte anche per degli oggetti così piccoli.
Conseguentemente, lato pubblica amministrazione, bisogna avere la consapevolezza dei rischi che questi sistemi, rischiano di avere, non sono affatto considerabili dei giocattoli. E anche però per questi sistemi è vietato volare sulle dimostrazioni e così via. Quindi anche per questi sistemi, in teoria, se c'è una folla in piazza non li posso usare. Attenzione che, come sempre, il diavolo è nei dettagli. La norma vieta di volare sopra, non vieta di volare a fianco. Quindi, se io voglio fare il monitoraggio di un evento, non volo sulla verticale, volo tutt'attorno. Con le telecamere branteggiabili ottengo esattamente lo stesso risultato rispettando questa norma. Questa norma vieta di volare sulla verticale, non a fianco alla manifestazione. Quindi teniamo presente anche questi aspetti. Per concludere, andiamo a vedere quello che sarà il prossimo futuro, 2020 circa. È stato pubblicato a maggio, quindi lo scorso mese, la Notice of Proposed Amendments del framework regolatore per gli operatori di droni a livello europeo. Ve lo anticipavo prima, al momento attuale l'EASA ha una competenza regolamentare solo per i droni molto grandi, sopra i 150 kg. Una volta approvato questo regolamento, avrà competenza su tutti i droni. Rimarrà agli Stati membri solo l'individuazione delle aree e altre competenze in ambito, diciamo, pubblica sicurezza e specificazione del regolamento. Ma in generale il regolamento sarà quello dell'Unione Europea. Attualmente questa bozza di regolamento è in consultazione fino al 15 di settembre ripeto, verrà approvato probabilmente, entrerà in vigore probabilmente nel 2020, quindi stiamo parlando di uno scenario dei prossimi 3 anni, ma verrà approvato forse nel 2018, quindi avremo già l'anno prossimo il regolamento. Non so se, penso che non si veda questa slide. Qual è la differenza, quindi ve la racconto, qual è la differenza più importante rispetto all'attuale quadro italiano? Che quando entrerà in vigore questo regolamento, i droni sotto i 250 grammi, quindi un po' meno dei 300 grammi, saranno praticamente liberi. Non ci vorrà nessuna attestato di competenza del pilota, addirittura non c'è neanche un limite dell'età del pilota, sarà eventualmente stabilito dall'ordinamento interno il limite dell'età del pilota, quindi non necessariamente maggiorenne. Ci sono una serie di limitazioni sull'altezza, ma si può volare sulle persone, salvo anche qui il limite degli assembramenti. E i droni sotto i 250 grammi sono praticamente liberi purché abbiano la marcatura CE, quindi come se fossero, diciamo, dei giocattoli o altro. L'unica cosa interessante è che, e anche qui vediamo l'interazione tra sicurezza e privacy, se il drone ha una telecamera con una risoluzione superiore a 5 megapixel, deve essere registrato. Quindi si suppone che quelli sotto i 5 megapixel abbiano minori problemi in tema di trattamento di dati personali. Questo vuol dire che se viene approvato così com'è, con un drone sotto i 250 grammi, purché sia marcato CE e purché abbia una telecamera sotto i 5 megapixel, io non ho neanche un obbligo di registrazione. C'è semplicemente l'obbligo di avere il bugiardino nella confezione del drone che mi dice cosa posso e non posso fare. Non c'è neanche la necessità del geofencing, di quello di cui abbiamo parlato prima, che c'è invece per le altre tipologie di droni.
C'è un'altra tipologia che è interessante, quella fino ai 900, fino ai 900 grammi inoffensivi, e questi probabilmente saranno i droni che verranno utilizzati per il lavoro aereo. Anche questi possono essere, possono essere utilizzati senza il, un attestato di pilotaggio, l'operatore deve essere registrato e a seconda di determinate circostanze sarà necessario il geofencing. Non vado su tutte le singole categorie, quello che vi volevo sottolineare è che con questo regolamento, quando verrà approvato, si amplia notevolmente la possibilità di utilizzo. Perché? Perché avremo i droni sotto i 250 grammi e i droni sotto i 900 grammi utilizzabili senza l'attestato di pilota, a volte avranno il geofencing, a volte se sono, non sono invasivi no, c'è la registrazione solo dell'operatore. Quindi avremo un ampliamento rilevante dell'ambito di utilizzo dei, dei droni. Poi ci sono altre categorie fino ai 25 kg. Però, come vi dicevo, è importante sottolineare che ci sarà per determinate categorie il geofencing obbligatorio e quindi quello aiuterà la disciplina del trattamento di dati personali. L'EASA ha già pubblicato un suo bugiardino con i due do not sulle attività che si possono fare o non fare con i droni, e poi vi ho già ricordato prima dronerules.eu. Dronerules.eu ha la possibilità di avere in un quadro molto sintetico cosa si possa o non si possa fare con i droni, con tutti gli aspetti. Gli aspetti di privacy, gli aspetti di sicurezza, gli aspetti dell'assicurazione. Ve l'ho già detto, in Italia è già vigente l'obbligo di assicurazione per i droni per utilizzi commerciali e l'assenza di assicurazione fa rischiare una sanzione fino a 100.000 euro. E quindi, per concludere, mi riporto a un caso che sembra non entrarci molto, United States vs. Jones della Corte Suprema degli Stati Uniti, che parla di monitoraggio GPS, però dice una cosa importante che si ricollega a quello che abbiamo visto prima con riguardo alle sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani e ai principi del Consiglio d'Europa. Dice che il monitoraggio per un lungo periodo di tempo del GPS incide sulle libertà di movimento, incide sulle libertà dell'individuo, soprattutto quando è fatto in maniera segreta e per un periodo particolarmente lungo. E quindi questa sentenza contiene un interrogativo e dice se sia accettabile, se le persone si aspettano ragionevolmente che i loro movimenti siano registrati e aggregati in maniera tale che lo Stato sappia più o meno tutto, cioè il credo politico e religioso, le abitudini sessuali e così via, semplicemente dal monitoraggio del GPS. A mio parere, quello che ci dobbiamo chiedere anche per qualunque tecnologia smart. È ragionevole che io mi immagini che un qualunque potere nazionale mi segua, nazionale o locale, mi segua in maniera continua e ciò in che modo incide sulle mie libertà di espressione, di movimento e sulle libertà fondamentali? Questa è una domanda che va fatta. Nella dichiarazione di Riga c'è chiaramente detto che occorrono delle regole e dei meccanismi di monitoraggio per garantire le libertà fondamentali. Io penso che uno dei meccanismi di monitoraggio e dei meccanismi per garantire le libertà fondamentali sia quello della valutazione di impatto sui dati personali, ma certamente va fatta nella maniera più corretta possibile. E se i diritti fondamentali non sono rispettati, ci possono essere delle soluzioni, alcune in natura, quindi sono i diritti fondamentali delle tigri, ma forse noi abbiamo meno capacità di reazione.
Oppure, colui con cui chiudo le mie slide da tempo, possiamo chiedere a Johnny Drumhunter, il difensore della privacy, oppure alla sua emula del Kentucky, che ha abbattuto un drone a fucilate lo scorso anno. Certo, forse non è la soluzione migliore, ma rischiamo di magari avere anche questa possibilità. Io vi ringrazio e ho concluso. Ci sono domande? Io devo fare un paio di domande. Anche più di un paio? No, sono soltanto due. La prima riguarda il criterio di identificabilità. E qualora si tratti di un drone non posseduto da forze di polizia, io utilizzi ad esempio una telecamera, ovviamente ti inquadri bene con certa definizione, ad esempio dei volti. Sì. Ovviamente però io non ho a disposizione poi dei database per identificare le persone che sto visualizzando. In che misura posso definire questi dati come dati sensibili? Anche se l'identificabilità è una, diciamo, opportunità molto remota nel caso del singolo individuo. Quindi questa è la prima questione. Poi la seconda le volevo chiedere, ma nel caso di non trattamento di dati personali, ma ad esempio semplicemente un drone che entra in una proprietà privata e filma degli oggetti, delle cose che non sono dati personali, ovviamente non c'è albero o tetto che tenga in qualche modo, e possiamo parlare comunque di intrusione della privacy o no? Allora, prima domanda presuppone che si valuti la questione del trattamento di dati per finalità esclusivamente personali. Perché? Perché nel momento in cui io, come detto, tratto dati personali per finalità non commerciali, allora necessariamente devo fare l'informativa e non solo, devo pormi il problema della effettiva necessità di fare quel trattamento. Un esempio per tutti, io devo fare delle attività appunto di prospezione di un edificio, a meno che non debba andare a vedere delle crepe micrometriche, non ho nessuna necessità di utilizzare una risoluzione tale che mi consenta di individuare i volti, oppure non ho nessuna necessità di registrare lo spazio che è ulteriore rispetto all'edificio. E quindi lì mi pongo un problema anche di pertinenza e non eccedenza e comunque di trasparenza, devo informare le persone prima di farlo. Lato invece il trattamento di dati per fini esclusivamente personali, prendiamo appunto, io uso il mio bel drone consumer per andare a fare delle riprese. A parte che in città non lo posso fare, ma non lo posso fare per le regole della navigazione aerea, perché non posso usare un drone aeromodello nelle aree popolate e in città, me lo dice il regolamento ENAC. Lo so che succede il contrario, ma il regolamento ENAC è abbastanza chiaro sul punto. A parte questo, lì io sto ponendo in essere un trattamento di dati per finalità esclusivamente personali. Quindi, sino a che io non lo comunico in maniera sistematica, non lo diffondo, il regolamento sul trattamento di dati personali, quindi la 196 del 2003, non si applica. Si applica la disciplina generale sul ritratto contenuta nella 633 del 1941, che prevede un generale consenso della persona ritratta, a meno che non sia ritratta in luogo pubblico, aperta al pubblico o in una pubblica occasione. Questa è la prima parte del problema. Seconda parte del problema, l'identificabilità del soggetto. Nel momento in cui io riprendo un soggetto, le cui fattezze sono chiare, quello è un dato personale, punto. Non ho bisogno di sapere chi è quel soggetto, quello è un individuo identificato e identificabile. Cioè, se il suo viso è visibile, quello è un individuo identificato e identificabile, quindi la norma si applica. Salvo, ripeto, quello che dicevo con riguardo al trattamento di dati per finalità esclusivamente personali. Il che vuol dire che, in teoria, se io faccio una ripresa a mezzo drone dove le persone sono identificabili e poi la posto su YouTube/Facebook, non sto più ponendo in essere un trattamento di dati per finalità esclusivamente personali, perché è una diffusione del dato stesso.
In realtà nel nuovo regolamento europeo c'è un considerando che può cambiare il quadro, perché nel nuovo regolamento europeo c'è un considerando che sembra estendere alle finalità esclusivamente personali anche l'utilizzo dei social network, quindi superare il nostro concetto attuale dell'articolo 5 del codice della privacy, che dice che le regole non si applicano ai trattamenti di dati per finalità esclusivamente personali, salva la comunicazione sistematica o la diffusione. Per diffusione naturalmente deve intendersi la comunicazione a una collettività tendenzialmente indeterminata di persone. Questa è la prima domanda. La seconda me la devi ricapitolare perché mi sono perso nel rispondere. Sì, la seconda riguardava in che misura dati non personali, ma ad esempio oggetti. Ok, giusto. Allora, è un bel problema. Perché? Perché abbiamo anche nel nostro ordinamento il diritto di sorvolo. Il diritto di sorvolo, che è un DPR del 2000, che fa però espressamente salva la disciplina in materia di interferenze illecite in vita privata e trattamento di dati personali. Ed è lo stesso problema negli Stati Uniti, dove, come sapete, in realtà la violazione, il trespass, è punito in certi stati in maniera severissima. Appunto in Texas, una volta che un soggetto commette trespass, può diventare obiettivo di qualunque mia reazione senza nessun problema di proporzionalità. In Italia, come negli Stati Uniti, c'è il problema dello spazio aereo e del diritto di sorvolo. Ci sono state varie sentenze che riguardano però gli aerei, che dicono che il diritto di sorvolo sia lecito e possibile. Il punto è che il drone vola molto più basso di un aereo e quindi lì bisogna valutare. Lato penale io non vedo grossi problemi. Perché? Perché il nostro articolo 614 tutela il privato domicilio, e quindi se io riprendo qualcosa che non attiene alla vita privata, un oggetto che non attiene alla vita privata, non penso che ci siano problemi, o perlomeno su questo sospendo la valutazione perché andrebbe approfondito. Il punto fondamentale è che non posso vietare il sorvolo, almeno allo stato attuale, o perlomeno non c'è alcuna pronuncia che dica il contrario. Diverso è il discorso se io invece riprendo degli momenti della vita privata, indipendentemente dal fatto che quei momenti della vita privata siano momenti intimi o meno. C'è un'interessante sentenza della Cassazione che dice che io a casa mia ho il diritto di non essere ripreso neanche anche quando mi prendo il caffè con il vicino, non solo quando sono in atteggiamenti intimi con un'altra persona, magari non il mio partner tra virgolette ufficiale. Quindi nel momento in cui io sono nel privato domicilio e sto facendo un'attività che comunque rientra nella mia sfera di riservatezza, qualunque essa sia, che sia, diciamo, da cui si possa inferire un dato inerente alla vita sessuale, lo stato di salute o meno, quello diciamo è un livello di gravità maggiore, ma qualunque aggressione alla mia sfera del privato domicilio è sanzionabile dalla interferenza illecita nella vita privata. Però è appunto l'oggetto della protezione è la vita privata, non tanto gli oggetti in sé. Quindi se io passo sopra una città o mettiamo un casolare isolato e riprendo, non ci sono persone, non c'è niente, lì che arrivi una condanna per 615 bis, quindi per interferenze illecite in vita privata, mi sembra difficile. Questo dà anche tutta una serie di interessanti, avrà sicuramente delle conseguenze giurisprudenziali sull'eventuale possibilità di reagire. La signora del Kentucky che ha abbattuto il drone ha subito un procedimento civile per il risarcimento dei danni da parte del proprietario del drone, che nel caso di specie non ha avuto successo,
perché innanzitutto è il Kentucky, quindi immagino che le regole siano un po' più a favore della proprietà privata, e comunque in secondo luogo perché pare che sia dimostrato che il drone volava particolarmente basso e quindi lei l'ha subito come effettivamente un'interferenza. Nell'ambito italiano ne discutiamo da tempo io e Carlo Blengino con prospettive diametralmente opposte. Lui sostiene un po' all'americana che una volta che entra nella mia proprietà privata io posso utilizzare qualunque sistema per evitare la potenziale invasione della sfera di riservatezza. Io sono un po' meno possibilista, ma insomma aspetteremo alla prima sentenza. Altre domande? Un'ultima domanda, rispetto al volo senza autorizzazione, com'è che questo viene a conciliarsi con le regole di monitoraggio del traffico aereo? Allora, sono due regole... Proprio perché sono diversi gli ambiti, però le situazioni poi possono essere reali. Allora... La autorizzazione dell'ENAC non è in alcun modo collegata con le altre, per esempio, le autorizzazioni che dà il controllore in generale, che sono i controllori del traffico e così via. Sono due piani completamente separati, perché i droni volano in uno spazio in cui gli aerei non dovrebbero volare. Cioè, lo spazio dove volano i droni, anche... Io sono andato molto veloce sui limiti di altezza, ma per esempio io non posso volare addirittura se sono nel CTR sopra i 30 metri, negli altri casi sopra i 120 metri, poi le regole europee in alcuni casi amplieranno fino a 150, ma comunque sono quote in cui gli aerei non dovrebbero volare. Per cui, se non in fase di atterraggio di decollo o in casi particolari, pensiamo a un elicottero che è in missione di search and rescue e così via. Quindi l'idea che sta alla base della normativa è: facciamo volare i droni dove gli aerei non volano, quindi in teoria non ci dovrebbero essere interferenze. Quando è che ci sono le interferenze? Quando io perdo il controllo del drone e il drone, come da legge di Murphy, quando è che perdo il controllo del drone? Quando lo sto facendo alzare con la manetta a palla e quindi il drone continuerà a eseguire quel comando fino a che non finisce la batteria. E qui appunto sono state, a dicembre avevo fatto un convegno con alcuni responsabili della sicurezza della navigazione che dicevano che lo scorso anno ci sono stati 60 incidenti segnalati, incidenti vuol dire semplicemente segnalazioni, di interferenze dei droni, solo in Italia 60, dei droni con le aviazioni commerciali e o privata. Uno particolarmente grave in cui un aereo di linea in atterraggio ha dovuto sospendere l'atterraggio strumentale, quindi stava atterrando anche in una condizione particolare perché si è trovato, cioè hanno avvistato un drone che era a rischio collisione, quindi, ed era a 1000 piedi, quindi era a 300 metri di altezza, non ci poteva volare, no, ovviamente non poteva stare nella corsia di atterraggio, a meno che mai poteva stare a 300 metri, però il punto fondamentale è che le regole servono per evitare queste interferenze. E l'alto geofencing, quando sarà obbligatorio, in teoria il drone standard non potrebbe superare neanche l'altezza impostata, quindi con un drone ad esempio comprato dalla DJI, ma anche da altri, che ha implementato le funzioni di geofencing, non solo non vola dove è vietato, ma non vola neanche alle altezze superiori. È ovvio che stiamo parlando comunque di una piattaforma che nella maggior parte è software, modificarla non ci vuole certamente molto, però ci sono questi limiti, quindi questo è il punto. Se io voglio far volare un drone dove volano anche gli aerei,
devo passare attraverso le stesse regole dell'aeronautica, quindi chiedere una riserva di spazio aereo. A quel punto gli aerei nella zona saranno avvisati che ci può essere anche un drone e così via. Quindi a quel punto le regole che si applicano sono quelle dell'aeronautica tra virgolette standard. Quindi nell'ipotesi di, di un'impresa edile che voglia riprendere la, diciamo, la prestazione effettuata, diciamo, ad esempio nella decorazione di una facciata per pubblicizzare sul suo sito, essendo fatto in città al momento, diciamo, non è possibile procedere in questo senso, cioè anche avendo autorizzazioni, anche avendo appunto, dato che si tratta di un... No, è possibilissimo con un drone sotto i 300 grammi. L'unico modo, esatto. Con un drone sotto i 300 grammi, ovviamente un drone che è utilizzato da un operatore commerciale, o anche, io posso anche comprare un drone sotto i 300 grammi, purché sia tale, lo assicuro, compilo la dichiarazione, compilo il form sul sito dell'ENAC e a quel punto mi danno anche la targhettina elettronica, io posso farlo. Se lo faccio prendendo, facendomi prestare o andando a Media World e comprando la prima scatola che trovo e facendolo, sto compiendo lavoro aereo illegale, rischiando sanzioni amministrative, pecuniarie e penali rilevantissime. Questo è il punto. Con il nuovo regolamento europeo sarà ancora più facile, sotto i 250 grammi lo può fare in teoria anche un ragazzino di 14 anni. Non so come siamo messi con i tempi, li abbiamo già superati, quindi vabbè, ok, se non ci sono altre domande, no? Vi ringrazio di nuovo.